Ciao ragazzi, bentornati su Climax. Oggi siamo qui in sessione e andremo a rispondere a un argomento che tanti ci chiedete, ovvero qual è la bombetta perfetta. Quindi oggi in questo video, ragazzi, andremo a farvi vedere come noi di Climax ovviamente facciamo le nostre bombette. Ovviamente vi faremo vedere quello che utilizzeremo noi e ovviamente il nostro approccio con la bombetta. Bene, il video partirà qua, ragazzi, e buona visione. Adesso in questo video, in queste ancora poche ore di luce che ci sono rimaste, perché saranno ancora due orette, tre di luce, poi calerà perché è tardo pomeriggio, cercheremo di farvi vedere ovviamente come, ripeto, noi facciamo le bombette, quelle un po' più particolari, ok? Quindi non il classica, il sacchettino con il pellet, ma vogliamo parlare di quella bombetta particolare, utilizzando prodotti particolari, la bombetta quella fatta bene per pescare proprio in bombetta. Ovviamente vi faremo vedere come noi la facciamo, quindi speriamo che la luce ci lasci il tempo di fare qualche ripresa e poi speriamo al padre pesce. Ok ragazzi, allora dopo spiego un attimo, intanto voglio solo farvela vedere che la rilasciamo subito perché comunque fa caldo, quindi meglio rilasciarle subito. Ok, non è assolutamente male, un bel combattimento, la vedo bella in forma, quindi sono contento. Ok, adesso facciamo solo una piccola foto e poi la rilasciamo. Ci siamo. Bene ragazzi, allora come dicevamo appunto, andiamo a vedere come costruiamo tra virgolette le nostre bombette. Innanzitutto che cosa usiamo? Allora, stick mix e pellettini di varie dimensioni che sono molto comodi per fare appunto le nostre bombette perfette. Quindi un spod PVA pellet mix per quanto riguarda i pellettini e un high impact ground bait per quanto riguarda lo stick. Non finisce qui, perché ovviamente se vogliamo creare la bombetta perfetta, chiamiamola così, e ricordo che
per noi il Climax, così è per la bombetta perfetta, ma ognuno ha il suo metodo e il suo modo di preparare la bombetta perfetta. Cosa andiamo a fare con gli stick e i pellettini? Andiamo a inumidirli, a renderli ancora più carichi, più attrattivi, con dei liquidi. Cosa usiamo generalmente? Allora, stick mix liquid, che sono i sirup questi della Mainline sempre. Andiamo a bagnare appunto gli stick con i sirup, e da quest'anno ci siamo messi a usare in modo veramente massivo, chiamiamolo così, l'olio di canapa, ma questo lo usiamo anche per bagnare le boilers quando dobbiamo scobrarle, quindi due prodotti che secondo noi sono veramente buoni e rendono veramente carica di attrattività la nostra bombetta. Adesso passo per passo andiamo a crearne una insieme, vi facciamo vedere come andiamo a gestire il rig dentro la bombetta, quindi capiamo anche di che dimensione deve essere il rig per la bombetta e andiamo a farla passo per passo, ok? Allora, un'altra cosa che ci chiedete spesso riguardo le bombette sono appunto l'utilizzo o meno del LED core, la dimensione del piombo in line, a perdere, senza... Quindi adesso andrò un attimo a far vedere come noi impostiamo questa cosa qui. Allora, noi il LED core lo utilizziamo sempre perché innanzitutto è comodo, se a casa uno vuole prepararsi le bombette pronte, come abbiamo fatto noi, può tranquillamente con LED core prepararsele e poi tramite l'asolina del LED core e l'asola che faremo nella lenza madre andremo ad unirli in tutta velocità. Quindi LED con spezzone di 40-50 cm circa, poi ovviamente dipende da voi. Piombo, ragazzi, allora tenete diciamo questa cosa un po' con le pinze, come grammatura circa dai 70-80-90 grammi, più o meno quella è la grammatura necessaria, poi dipende ovviamente da voi se volete mettere meno, di più o quant'altro, però diciamo che mediamente quella è una misura ottimale. Piombi in line perché andiamo bene a creare proprio poi la bombetta, adesso tutto quanto in asse, quindi diciamo che resta molto più uniforme. In questo caso Max mette questo, il pezzo che si chiama Max, com'è che si chiama? Mi prendi in castagna, ecco. Il tail rubber, ecco ragazzi, che facilita la chiusura della bombetta, ma potete fare anche a meno di metro, insomma io per esempio non lo uso, ma è questione di gusti. Poi ragazzi, per la bombetta ovviamente diciamo che la condizione migliore sarebbe quella di usare un trecciato non molto lungo, perché la bombetta deve essere una cosa piccolina, compatta, deve lanciare, dobbiamo lanciare a distante, quindi non serve fare diciamo il rig molto lungo, diciamo che dall'innesco alla girella circa 11 cm vanno più che bene. Poi ragazzi, ovviamente facciamo una bombetta, quindi non serve mettere l'anti-tangle, ok? Bisogna lasciare tutto libero, l'anti-tangle non serve. O potete anche prendere l'anti-tangle, tagliarne un pezzettino piccolino e metterlo semplicemente qui, oppure come fa Max, usa questa piccola sfera qui, ragazzi. Vediamo se si vede. Sì, eccola qua, adesso è incastrata un po' nel piombo, ma si vede. Che sono, e si chiamano Cree? Rubber bead. Ovviamente ho sbagliato a dirlo. No, rubber bead, giusto. Bene ragazzi, quindi questa è diciamo la costruzione del rig assieme al LED core, pronti per essere poi inseriti nella bombetta. Il LED core, l'altra funzione utile che fa ragazzi è che ovviamente sta bello disteso in acqua, quindi il filo comincerà a partire, ad alzarsi da questo punto in su, quindi noi avremo tutta questa parte molto distesa dove non ci sono fili sopra che danno qualche sospetto alla carta. Bene ragazzi, adesso ridò il rig a Max e vi farà vedere come fa la bombetta. Allora ragazzi, andiamo a preparare il nostro stickettino. Allora, io faccio una cosa in meno di Cree, perché Cree so che va a bagnare sia il pellet che lo stick mix. Io invece, ad esempio, sono uno che bagna solamente lo stick mix. Quindi adesso andiamo a inumidirlo un attimo con, abbiamo detto, l'olio di canapa, che questo ha veramente
un potere attrattivo, perché non tanto per quanto riguarda il fattore olfattivo, ma perché in acqua poi rilascia tutte le sue essenze e crea veramente una colonna a livello visivo. Avete presente la classica macchia d'olio, no? Quindi ecco, una cosa così. Andiamo a inumidire un po'. Ovviamente se non lo uso tutto oggi, ragazzi, non è che va sprecato. La prossima volta sarà già condito, chiamiamo così. Al massimo gli do una rinfrescata, però non si butta via niente. Bene, adesso andiamo a bagnarlo con lo sirup dedicato proprio allo stick mix, ok? Perfetto, anche qua andiamo a dare una bella mescolata. Io uso la palettina, ma sarebbe più comodo anche un semplice cucchiaio da cucina, perché non è che se non è marchiato il cucchiaio allora non vada bene. Ok, perfetto, perfetto. Vedete che inizia già quasi a fare delle palline, questo perché si è inumidito veramente bene. Adesso però lo giriamo tutto, chiudo il coperchio e vado a dare comunque una bella mescolata in modo che si amalgami ancora di più. Okay. E questo è uno. Bene, adesso l'odore promette bene, ragazzi, l'olio di canapa comunque si fa sentire, eh? Adesso andiamo a prendere il nostro sacchettino che ho perso e non trovo più. Benissimo. Ok, dopo la disperata ricerca del sacchettino che mi era caduto chissà dove, andiamo a creare la nostra super bombetta attrattiva. Allora, per prima cosa, ovviamente ragazzi, Cree ha il suo modo poi di creare la bombetta, io ho il mio, quindi come ognuno di voi avrà il vostro. Io parto sempre da uno strato di stick, ok? Perché questo? Perché poi vado subito ad adagiare l'amo con l'innesco e faccio questo perché non voglio che il mio amo si vada a incastrare in qualche piccolo pellettino e quindi risulta la punta coperta e, oppure si può anche rovinare a volte e quindi rimarrei fuori pesca. Quindi adagio l'amo aiutandomi col piombo in modo da mettere l'esca a sinistra e la punta dell'amo a destra. Ovviamente non riesco a farvelo vedere adesso, però è così. Dopodiché continuo con lo stick, sempre per il solito discorso, perché non voglio che il pellet si incastri proprio sulla punta dell'amo. Benissimo. Ok, adesso col piombo vado a, vi faccio vedere, a battere un po' sullo stick in modo da uniformare il tutto, ma cosa ancora più buona è andare a battere, perché così lo stick si ferma tutto bene in fondo e riempiamo notevolmente il sacchetto, perché escludiamo praticamente ogni singolo buco che potrebbe essere occupato dall'aria. Quindi vado ancora giù generoso di stick, cerco di posizionare il piombo già in mezzo in modo da poi riuscire a chiuderlo come si deve. Adesso iniziamo con la parte di pellet, quindi come vedete varie misure di pellet, ci sono quelle più grosse, quelle più piccole, adesso i millimetri con esattezza non li so, ma non mi interessa neanche saperli, sono sincero, l'importante è che sia un buon prodotto. Adesso non vado a colmarlo del tutto, perché? Perché devo fare come ho fatto prima, vado a batterlo un pochettino da sotto ai lati. So che sembra una cavolata, ragazzi, ma andiamo veramente a occupare ogni singolo millimetro dello spazio utile del sacchettino e se vogliamo veramente rendere anche carica a livello di cibo la bombetta, più andiamo a compattarla e a togliere ogni spazio che potrebbe essere libero e più roba ci sta. Quindi anche a livello aerodinamico poi assume tutto un altro aspetto con degli accorgimenti che dopo vedremo. Bene, adesso siamo quasi in cima, ok? Vado a dare una piccola girata intanto e continuo a battere in modo da compattare veramente bene. Poi vi spiego anche perché io uso i sacchettini, quelli della corda, dopo vi faccio anche vedere quali sono, che magari non tutti li conoscono. Ok, siamo arrivati a questo punto. Lascio un attimo qua la bombetta, ragazzi, e vado a prendere un accessorio fondamentale,
un accessorio fondamentale che mi serve per andare a chiudere la nostra bombetta. Eccoli qua i sacchettini. Ok, allora ho trovato i sacchettini che sono le Solid Bag System, queste qua, e adesso poi vi spiego perché mi piacciono veramente tanto. Andiamo a prendere l'accessorio fondamentale che è il Quick Melt, che non è nient'altro che una striscia di PVA solubile, ovviamente, perché con questo andremo a chiudere definitivamente il sacchettino. Non prima però di aver messo un'altra piccola parte di stick anche sulla parte alta. Ok, questo perché mi piace a me, punto e basta. Ok, adesso vado a premere, ok, e andiamo a unire il sacchetto, premo verso il basso e inizio a girare. Vedete, già abbiamo assunto una forma di bomba. Dopodiché vado a prendere il mio nastro in PVA, mi aiuto e inizio a girare. Perfetto, do anche due girate dall'altra parte, benissimo, e adesso andiamo a chiudere la bombetta tenendola qua salda e facendo il classico nodo al nastro in PVA. Uno, e io ne faccio sempre due perché sono scaramantico, chiamiamolo così, ma mi sento più tranquillo. Vediamo se ci riesco, che sono stato un po' corto col filo, ma eccolo qua. Ok, stando ben attenti che sia tutto in linea, perfetto. Ok, adesso i più sofisticati ovviamente vanno a tagliare tutte le eccedenze, vanno con la forbice a ritagliare i pezzi qua, noi invece siamo grezzi fino alla fine e andiamo a dare una bella leccatina, ragazzi, così assaggiamo anche quello che abbiamo fatto e il risultato comunque è lo stesso, ragazzi, perché anche se non andiamo a ritagliare tutto, ma... Ok, veniamo al motivo che vi ho detto prima, perché scelgo i sacchettini della corda, perché guardate, andiamo a chiudere la bombetta e così sveliamo il mistero del perché uso i sacchettini della corda. Guardate, batto dentro qua nell'angolo in modo da lasciarlo poi vuoto, perché devo ripiegarlo su se stesso. E guardate un po', intanto lo vado a inumidire, ok? Dopodiché guardate quanto riesco a tirarlo in modo da rendere veramente inesistente l'angolo. Questo è il perché utilizzo i sacchettini della corda. Tengo premuto in modo che si attacchi bene e intanto vado a fare l'altra parte. Anche qua una leccatina e tiro verso l'alto. Ok, compatto un'altra volta il tutto, vediamo se si è attaccato. Qua si è attaccato male, forse ho leccato dalla parte sbagliata. Ecco qua, infatti. Ok, benissimo, gli do la forma proprio di bombetta e guardate, perfetta, tonda, tonda, tonda. Non mi resta altro che buttarci dentro un po' di goo e questa a livello aerodinamico, ragazzi, credetemi, vola, che è un piacere. E tutte le mie bombette, guardate, sono praticamente uguali. Qua queste non le ho leccate, non mi interessava, però vedete, hanno tutte la stessa forma. Chi solo col pellet, chi solo con lo stick e chi con pellet e stick. Però vengono fuori tutte uguali. Che poi lo scopo è quello di farle in assenza di aria dentro. Esatto, esatto. Anzi, vi dirò una cosa di più, che se vogliamo essere proprio perfettini, il tail rubber, se io vado a soffiare, cioè a tirare sull'aria, guardate, prima di tirare tolgo l'aria e diventano ancora più compatte. Questa è la mia bomba perfetta. Nemmeno il tempo, ragazzi, di finire la pizza. Ah, più che altro nemmeno il tempo di averla ricalata, perché era la... appena stata calata sta canna, sentire. Appena stata calata,
c'è. Allora ragazzi, altro bel pesce. Tra l'altro ragazzi, vi consiglio, se usate le culle Basics, usate anche una sacca di rilascio, perché vi aiuta sicuramente a tenere la carpa più, più ferma, quindi vi aiuta molto. Che pesce? Questo è un altro bellissimo pesce, una bella regina. Che pancia! Questa ragazza è caduta sulle Spicy Crab Mainline. Eccola qua. Wow! Bel pesce. Stessa canna, stesso posto, ora differente. La canna sta regalando gioia. Terza partenza sulla stessa. Vediamo di portarla a godino. Qui c'è un Amur. Dalla coda non era una carpa, quindi qua c'è bisogno di un godino. Agli Amur qua piacciono mainline. Aspetta un attimo, Max, arrivo. Scusate ragazzi, si è un attimo movimentata la situazione. Vi lascio un secondo. Ok. Allora ragazzi, anche all'Amur piacciono le Spicy Crab. È un'esca che sto usando di continuo ultimamente. Cri so che usa l'essenza LB, ma io sto puntando più sul pescioso e sullo speziato, quindi sono contento perché anche all'Amur piace lo Spicy Crab. Dippato nel go, ovviamente, le palline, e il go è il magico co salami che piace a Cri. Salami! Non ha voluto essere riossigenato. L'Amur mi mette sempre a dura prova, ragazzi, perché ho quell'agitazione di doverlo rilasciare subito, perché è molto delicato. Prova dell'agitazione. Allora ragazzi, un'altra cosa da tenere in considerazione, da quello che abbiamo imparato pescando così in quei, anche negli altri laghi che abbiamo affrontato, la pesca con la bombetta ovviamente richiede un lavoro costante, ovvero non bisogna mai allenare, tirare la propria bombetta e lasciarla lì un'ora, un'ora e mezza, due ore, perché ovviamente stiamo parlando di una pastura molto ridotta, concentrata sull'innesco. Di conseguenza, possiamo vederlo anche in vari video di Underwater che vedete su YouTube, quando passa un branco di carpe, anche solo una scodata può buttare via tutto il nostro sacchettino. Quindi è bene ogni mezz'oretta, 40 minuti, rinfrescare sempre la bombetta. Ecco perché è cosa buona prepararsi sempre una buona scorta di bombette pronte per affrontare una sessione. Noi adesso qui ogni mezz'ora stiamo cambiando le bombette, quindi l'avete visto le partenze, quelle che avete visto finora, in realtà saranno andate giù credo una ventina di bombette tra una cosa e l'altra, anche meno, no meno, perché stiamo pescando con due canne a testa, però ogni mezz'ora 40 minuti stiamo continuando a cambiare la bombetta perché va rinfrescata, quindi ricordatevi di tenere in considerazione questa cosa qui. È anche vero, perché giustamente poi qualcuno lo dirà, che voi dite vabbè, io butto la bombetta e ci spombo sopra, ci scopro sopra, esatto, però se uno vuole pescare unicamente con la bombetta deve tenere in considerazione che ogni tot va rinfrescata. Bene.
come promesso vi faccio vedere un attimo il rig che ho usato, perché avevo appena cambiato fatalità, ho detto cambio, voglio provare un attimo a innescare qualcosa di diverso. Era da un po' che non usavo la soluzione col doppio chicco di mais pop up, e ovviamente tutto bilanciato dal... Anzi no, qua non ho... No, no, questi sono slink, non sono quelli pop up, li avevo preparati appunto a casa e sono quelli a fondamento... non mi ricordo il nome, Chris, scusami. Sì, sì, esatto, hanno un nome particolare, non sono quelli pop up questi qua. Infatti non ho messo il balancing weight. Comunque è uno spinner rig, un curve shank. Basta, semplice, volevo cambiare dalla solita boilless che comunque... Signori, signori! Allora, partenza in diretta, ce la gustiamo così. Questa canna, ragazzi, l'ho spostata 5 minuti fa, non ci credo, non ci credo. Ho detto, la butto di là così ho possibilità di fare più partenze, è partita anche questa. Comunque vi stavo dicendo, ho provato a innescare il mais e ha funzionato, quindi contento, ma in questa sessione quello che sta pagando di più sono le spicy crab. Allora, Cri com'è? Ah, un po' te lo dico perché... Mamma mia! Qui ti sorprendono gli ultimi 10 metri. Sì, 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 sì. Allora, ci deve essere molto movimento in quella... Adesso ve lo faccio vedere. Secondo me stanno facendo questo giro. Sì, esatto. Non devono ancora arrivare. Esatto, allora, là davanti abbiamo l'isola, ragazzi. Oggi batteva forte il sole quando siamo arrivati nel tardo pomeriggio. Perché erano le 6. Esatto, quindi può essere che le carpe fossero tutte dall'altra parte dell'isolotto. Adesso che il sole è andato giù, iniziano a fare tutto il giro. E fatalità è là che sta pagando adesso, perché da Cri ancora devono arrivare. Quindi siamo veloci, ogni volta che si prende un pesce c'è il sacchettino in PVA pronto. Prima facciamo tutte le operazioni del pesce e poi ovviamente ritiriamo. Però sta pagando, non mi stupirei se partisse anche di nuovo la canna che ho appena rilanciato e magari facciamo una bella doppia partenza. Cri, dacci qualche dettaglio maggiore. Allora, forse la sto intravedendo. Ok. Questa sarebbe una... Una reginotta? Sì, sembra una regina. Tartaruga da 6 kg? No. La specchi? Specchi. La specchi piccolina, qua le specchi grande, probabilmente ma... sono piccolotte. Ok. Quindi abbiamo fatto anche una partenza in diretta mentre stavo ragazzi, spiegando. Siamo velocissimi a cambiare i video perché ovviamente abbiamo le bombette pronte. Sì, giusto. Cri, io questa se riesci la slamerei qua dentro senza portarla fuori perché... Essendo piccolina, farei tutto al volo e la rilasciamo subito, se sei d'accordo. Aspetta. Perché ragazzi, la mancanza d'acqua si fa sentire anche qua. Sì, perché devi andare... La boilers. Falla vedere. Spicy crab. Esca vincente di oggi. E lui me la butta via, che era appena entrato in pastura. Adesso la prendo, ragazzi, perché è lì. E questa è entrata in pastura pesante. Ci fai vedere la carpa, Cri? Sì, un attimo perché... Sono... No, devo portarla in culla, Max. Ok, ok, dai, tranquillo. È troppo dislivello. A posto, a posto. Ragazzi, te la mostro qui perché... Non ero proprio in una condizione... ottimale per slamarla. Sì, perché ci sono i dislivelli dovuti dal calo dell'acqua. Comunque è possibile. Qui. Vabbè, la specchi. Ah, però. Infatti. E questo, ragazzi, un bel pesce. Sì, sì, sì. Adesso lo andiamo a liberare. Prima specchi della sessione? Sì. Bene. Bene ragazzi, ennesimo pesce, il branco probabilmente è in pastura sui sacchettini perché sì, veramente è una costante ogni tot minuti vedere una partenza, quindi
la tattica è quella giusta che stiamo usando oggi e i prodotti rispondono bene. Sono strafelice perché le Spicy Crab mi stanno dando veramente un buon risultato. Adesso ho voluto anche provare una Tiger, vediamo se sono capace di prendere anche una con la Tiger. Dai, andiamo a rilasciarla. Allora ragazzi, sto rifacendo la bombetta con chicchi di mais finti che prima mi hanno regalato la partenza. Ho lasciato asciugare un attimo il rig e il piombo in modo da non danneggiare il sacchettino in PVA. Adesso vado a riporre il tutto. Là, no, vedete, se l'amo è messo male si rischia che vada a inconficcarsi dentro i mais finti, i chicchi di mais finti. Ok, adesso però voglio fare anche un'altra roba. Adesso faccio sempre la mia distesa di stick e adesso però voglio, invece che buttarlo dopo, io glielo butto adesso. Ok, perfetto. E adesso vado giù di pellet. Ok, ancora un po' generoso qua. Ok, adesso vado a battere il tutto. Perfetto. Ok, adesso lo chiudo ragazzi e vado subito a tirarla. A posto. E allora Cri, cosa stai facendo? Innesco nuovo. Eccolo qua il mio rig. Bait screw. Piombino. Pasta in tungsteno. E vedete, io utilizzo gli anti-tangle, ma gli taglio solo un pezzettino. Adesso vi faccio vedere. Ho mangiato un insetto da mezzo chilo, Cri. Sento. Mamma mia ragazzi, faccio vedere così come sto pescando io la mia amata essenza LB. Ovviamente lanciando molte bombette le ho finite, quindi devo farne una di sana pianta. Adesso vi mostro intanto come faccio il rig e il piccolo accorgimento che sto adottando da un po', da non molto sinceramente, però vi faccio vedere. Ed è un piombo che scorre. Sì, adesso vi faccio vedere il perché. Volevo farvelo vedere con la luce, ma ecco qua. Vedete? Io utilizzo solo un pezzettino di anti-tangle, giusto che mi prende la girella. Poi ultimamente sto facendo questa cosa, non so se magari si vede bene adesso col buio, però cerco di farvela vedere. Allora, come vedete, io pesco ovviamente anch'io in line, però il piombo è scorrevole, nel senso che non è fisso. Prendo le montature, quelle del piombo a perdere, le clip quelle solite, esatto, gli taglio via la parte dove ovviamente andrebbe messo il piombo, la linguettina, quella, esatto, della classica. La lascio ovviamente che si inconi qui sulla girella e il piombo lo lascio scorrevole. Sto adottando questa cosa sotto suggerimento di un caro amico e sto provando a fare questa cosa perché voglio vedere se il pesce, una volta che aspira l'innesco, come vedete, non sì, sente nessuna resistenza. Sì, perché il piombo è fermo e fa passare, esatto, dentro l'etco. Non sente alcuna resistenza. Poi ovviamente a noi suonerà l'avvisatore nel momento in cui io vado a ferrare, ovviamente il piombo si alza e fa l'allamata. Sto provando questa cosa. Oggi purtroppo non ho avuto modo di provarlo qui, perché ovviamente il pesce non sta girando nella mia zona, però ho già potuto provare questa cosa e per ora non ho avuto alcun tipo di problema, anzi. Bene, vi aggiornerò ovviamente nei prossimi video. Allora ragazzi, stavamo per smontare tutto e vediamo se così si vede. Sì, si vedono mille boscerini, ma non importa. Oh signor, stavamo per smontare tutto e ovviamente sempre all'ultimo parte la canna. Perfetto, perfetto.
inizia a essere buio, sono le 9, se non le 9 passate, quindi le nostre ore erano finite. Mamma mia, c'è una voglia di restare qua tutta la notte, Cri. Siamo qui. Niente lavoro domani. Tartaruga da 6 kg? Allora ragazzi, adesso ovviamente aiuto Cri perché è buio, quindi si vede anche poco. Ci vediamo... Oltretutto, secondo voi, dove ce l'ho la torcia a testa io? In macchina. No, lo zaino. Lo zaino, perché tanto stavo mettendo via. Lo metto via. Vabbè, ragazzi, ci vediamo in culla se la tiriamo fuori, dai. Bene, ennesima carpa, specchi questa ragazzi, un po' più grossa dell'altra, caduta sempre sulle nostre bombette. Ci fanno sempre sudare queste carpe qui, eh. Bene ragazzi, adesso direi che possiamo andare a rilasciare. Bene ragazzi, sessione finita, 4 ore e un quarto precise passate dall'inizio della sessione. Climax sono quelli delle mezze giornate, no, mezze magari. Mezze magari, sono mezza quelle delle 4 ore, massimo 6, va trionfo mezza. Allora ragazzi, questo video dedicato alla pesca in bombetta, a rispondere più che altro alcune domande che ci avete fatto sulla pesca in bombetta, ormai è finito, speriamo che vi sia stato d'aiuto. Non ci siamo soffermati ovviamente su tutte le piccole sfaccettature che sicuramente potevamo anche dire, abbiamo risposto ovviamente a quelle che sono state le domande che noi ci avete siamo fatto... concentrati, esatto, più che altro sulla bombetta in sé, sulla tipologia di pellet, sull'innesco, sul rig, quanto è lungo, quanto è corto, il piombo, il abbiamo risposto alle domande che ci avete fatto, quindi ecco, speriamo che in questo video, sono sotto lurido tra l'altro, mamma mia, ho preso una pesce in mano prima. Speriamo che in questo video appunto siano state abbiamo dato risposta appunto a alcuni vostri dubbi che ci avete sottoposto. Ovviamente ragazzi, ognuno usa i prodotti che più gli piacciono. Certo, noi ragazzi non è legge quello che usiamo noi, assolutamente. Noi ci siamo affidati a Mainline, come sapete ormai da un po', e ci troviamo bene. Sappiamo che quando dobbiamo fare una sessione in poco tempo, dove vogliamo fare una bombetta un po' più particolare, diciamo, anziché usare il classico pellet al pesce, preferiamo utilizzare la classica bombetta ignorante, sì, piena, esatto, di pellettone così. Preferiamo usare dei prodotti, diciamo, sicuramente più di qualità, esatto, che danno alla bombetta sicuramente un altro aspetto e danno sicuramente un altro impatto poi in acqua. E come avete visto, in un lago come questo, dove si pesca in bombetta, in 4 ore, meno male, ci siamo riusciti a fare i pesci, ci siamo divertiti ragazzi. Ora purtroppo per noi dobbiamo andare via perché come sapete il nostro tempo è veramente poco. Mamma mia, cosa sta succedendo però, qua con questi insetti? In poco tempo, facendo le cose fatte bene, sì, si riesce, certo, ad avere, dai, dei risultati. Poi se la giornata è no, è no, no, ragazzi. Non è che possono far miracoli le bombette. Ecco, se avete visto, abbiamo preso su tutte le canne di Max. Esatto, per, esatto, farvi un esempio, quindi usavamo le stesse identiche cose. Ecco, bravo. Bravo. Però ha pagato di più la parte dove pescava Max, perché comunque non è solo la bombetta di per sé, come vi diciamo sempre, conta, è importante dove fattori si va a posizionare, esatto, l'innesco. Esatto. Max di qua avevo probabilmente un giro diverso. Sì, perché io ho la striscia aperta che gira al lago, tu quindi invece probabilmente quello ha dato quella cosa in più, ha, esatto, fatto fare, esatto, le catture solamente a lui, eppure stessi prodotti, però usando le stesse cose. Porca miseria. Abbiamo dato le stesse pellet, le stesse bombette. Chiudiamo perché mi stanno ammazzando qua, cioè veramente non so cosa sta succedendo. Perché la luce ce l'ho puntata io per forza. Ragazzi, il video finisce qua, ci diamo appuntamento alla prossimo video, alla prossima sessione. In descrizione sapete trovate tutti i nostri contatti, trovate, esatto, tutto quello che utilizziamo. Ragazzi, al prossimo video, vi auguriamo tante belle cose. Ciao!